Ciao e ben ritrovati a tutti. Oggi nuova video ricetta tutta estiva, i pomodori secchi. Gli ingredienti sono molto semplici: pomodori ben maturi ma sodi, sale e tanto tanto sole. Ho proceduto prima lavando i pomodori, li ho asciugati e poi li ho tagliati a metà per il lungo. Una volta tagliati tutti i pomodori, li ho disposti su una tavola di legno, ma può essere anche la gratella del forno, comunque un ripiano stabile. Li ho disposti in fila e poi li ho salati generosamente in superficie. A questo punto li ho messi fuori al sole. Alla sera li ho girati dall'altra parte in modo che il liquido in eccesso venisse fuori via. Se la serata non permette, è troppo umida, è meglio ritirarli dentro casa e poi tirarli di nuovo fuori al sole il giorno dopo. Questo procedimento va fatto tutti i giorni fin quando i pomodori non saranno ben disidratati, pur mantenendo comunque la loro morbidezza. Ecco, già al secondo giorno il livello di disidratazione. I tempi variano, come possono volerci 3-4 giorni, come anche una settimana, dipende dalla temperatura, delle giornate, quindi dal calore del sole. Io ci ho messo circa 5 giorni, una settimana. Questo è l'ultimo giorno in cui sono stati messi a sole i pomodori. Come vedete, sono già ben essiccati. Li ho tirati via. E li ho tuffati in acqua bollente, giusto il tempo di immergerli e tirarli subito fuori. Questo trattamento permetterà una migliore conservazione dei pomodorini, senza che si rovinino o vengano attaccati anche dalla muffa. Questo metodo permette anche di conservarli in maniera così naturale, non sott'olio. Una volta scolati li ho rimessi fuori ad asciugare, giusto per una mezza giornata di sole. Una volta asciutti, li ho riposti dentro un contenitore foderato con della carta forno. Si possono anche mettere nei vasetti di vetro sott'olio e conditi con dell'aglio, del basilico. Io ho preferito lasciarli così al naturale da utilizzare all'occorrenza.
A fine video vedrete un esempio di come ho utilizzato questi pomodorini per condire una pasta fredda, tagliuzzandoli così con una forbice da cucina. I pomodori secchi sono anche ottimi per un aperitivo o per tritarli e fare il classico capugliato siciliano. Ottimo anche nel pane caldo, il classico pane siciliano condito, quindi con pomodori secchi, aglio, origano e pepe. Messi nel contenitore, i pomodorini si conservano benissimo in frigorifero anche per un anno. Io vi saluto, spero che la ricetta vi sia piaciuta e vi invito a condividere il video, a registrarvi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!